Ritorniamo in diretta dal Paolo Borsellino, vi chiediamo scusa per questi problemi tecnici, ma purtroppo oggi su Bitonto si è abbattuto un forte nubifragio, un forte temporale che ha dato un po' di fastidio come al solito. Il primo gol del Bitonto con l'olandese Lotun e tanti volti nuovi della squadra. Quindi cosa stavi dicendo? Sì, stavo dicendo che si è abbattuto questo nubifragio su Bitonto che ha dato un po' di problemi come al solito alle nostre connessioni internet. Passo subito il microfono a Michele Cotugno De Palma per questa amichevole, poi abbiamo il tempo per parlare durante il corso della partita. Assolutamente sì, gara già infervorita dal gol a freddissimo dell'olandese Lot, uno dei tanti acquisti del Bitonto di quest'anno. Ovviamente avremo modo durante la diretta di parlare di tutto quello che è successo. Innanzitutto diciamo che siamo tornati dopo tanti mesi in cui sappiamo quello che è accaduto, il Covid prima, diciamo che è successo tanto anche sportivamente parlando in questo periodo. Il Bitonto sappiamo che dopo un ripescaggio è stato ammesso in A2, quindi per la prima volta il calcio femminile bitontino approda nella serie A2 del calcio femminile. Questo vuol dire una anche trasferta non soltanto in Puglia ma anche in varie zone del mezzogiorno come Calabria, Campania, Sicilia e Basilicata. Ovviamente il team è stravolto per tre quarti, quello di mister Michele Panarale. E già questa novità, in panchina c'è il mister forte, preparato e navigato come mister Michele Panarale, l'anno scorso vincente proprio in A2 senza perdere una partita col Fasano, e dal Fasano ha portato tante facce di questa squadra, alcune straniere per la prima volta nel calcio femminile bitontino. Lotte, proprio quella che ha fatto il secondo gol, quindi due tiri in porta, due gol per il Bitonto, sempre l'olandese Lotte, il tulipano biondo del Bitonto. Inizio all'arembaggio delle neroverdi, quindi già 2-0, Lot scatenata, uno dei grandi acquisti del Bitonto di quest'anno, Nancy Lot, olandese, una delle tre straniere del Bitonto, le altre sono Brenda Moreira, brasiliana, e poi c'è quindi Fontela dal Perù. Le ultime due sono appunto del ex Fasano, del mister Michele Panarale. Amichevole ma certamente importante per capire, dopo una settimana di preparazione, il punto in cui la squadra neroverde è arrivata, e la squadra appunto mostra tanta qualità sulla carta, è ben costruita per fare bene questo campionato. E vedremo quali indicazioni saprà dare da questa sfida mister Michele Panarale. Ora c'è Otmani, uno dei tanti appunto volti nuovi, Otmani, centrale difensivo col vizio del gol, quindi Maffile Enrico, 17enne dal fisico possente, Maffile Enrico, un altro volto nuovo del Bitonto del patron Silvano Intini, che anche quest'anno ci sta mettendo impegno, cuore, grande dedizione, come tra l'altro ha fatto sempre nel calcio a 5 femminile. E la promozione, bisogna dirlo, è un giusto merito all'impegno del patron neroverde. Intanto ora l'Altamura con Pati, diciamo subito che le compagino senza numerazione, quindi avremo qualche difficoltà nel raccontarvi per perissequamente appunto le giocatrici. In Giavi chiediamo scusa amici telespettatori che state vedendo in diretta streaming da Paolo Borsellino questa partita, avremo un po' di difficoltà nel c'è Pati, quindi Bitonto già 2-0 con la doppietta lampo di Nancy Lott, l'olandese Nancy Lott, una delle grandi qualità, una delle grandi leoncelle di qualità di questo campionato. Quindi tra Lott, Otmani, è iniziato a sprombattuto il Bitonto. Ora sono, a parte Tempesta, il capitano, tutte nuove ragazze in campo adesso della squadra bitontina. È iniziato a sprombattuto, a tutto pressing, a tutto campo, la squadra neroverde contro l'Altamura, che quest'anno sarà impegnata nella Serie C, l'anno scorso terza in campionato, la squadra murgiana allenata da
allenata da mister Campanelli. Tanto qui c'è un disimpegno errato, palla a Rebecca Pati, che sbaglia anche lei, quindi rimessa per il Bitonto. Nicola, l'inizio del Bitonto fulminante. Sì, assolutamente fulminante, logicamente è una partita amichevole, però bisogna tenere presente che queste sono le partite che servono a mister, al mister Panarale per cominciare a, a gestire la corporatura vera e propria di tutta la squadra. Sembra che le ragazze, insomma, abbiano un ottimo impegno e soprattutto siano, si stiano già abbastanza integrando l'un l'altro, insomma, attraverso le giocate. E le vedo anche abbastanza combattive. Assolutamente sì. È come se non fosse un'amichevole, diciamo così, un Bitonto che, come giusto che sia, si sta impegnando al massimo. Già avanti 2-0, la doppietta di Nancy Lott, che ha colpito a freddo le Altamurani. Intanto intervento difensivo ottimo di Papapicco. Il muro Papapicco confermato insieme a Maria Giovanna Tempesta, quest'anno il capitano, oltre che la sala cinesca, Maria Giovanna Tempesta. Poi c'è anche tra le facce notorie anche Alessandra Mazzaro, Giovanna Bono, che oggi però non c'è. Ovviamente ruota tutte le giocatrici mister appunto Panarale, per anche per capire a che punto è la squadra dopo una settimana di preparazione. Tanto Fontela, ma Enrico, anticipata Lott per lancio lungo di testa a Pati, cioè l'Altamura, quindi Papapicco perde palla. Una squadra costruita certamente sulla carta per fare bene, quella di mister Michele Panarale, che ovviamente vuole vincere, e vedremo ovviamente durante tutta la stagione quello che sarà il cammino del Nero Verdi. Campionato partirà qui il 18 ottobre in casa contro il Grottaglie, poi il giorno 25 trasferta in quel di Napoli. Quindi già impegni importanti e significativi per il Bitonto, chiamato subito in due gare per nulla semplici, ma la Serie A2 definirla semplice è soltanto offensivo per le partecipanti. Campionato che seguiremo soprattutto in casa, sempre qui con qui a Polo Borsellino e con il doppio zero, che saremo sempre al fianco delle Roncelle. Fontela, Lott, Nancy Lott, Fontela, prova Fontela, la peruviana Papapicco, anticipata Sabina Papapicco. Un Bitonto che controlla agevolmente la non reazione dell'Altamura, colpita a freddo, forse anche troppo a freddo, dai due gol di Nancy Lott. Papapicco, Papapicco, no, Papapicco, messa a terra, calcio piazzato per il Bitonto, Papapicco. Infatti Sabina Papapicco stava cercando di farsi sentire subito, è stata bloccata, reguita da mister. Sembrava una partita amichevole, ma non lo è affatto. Sono l'Altamura che riparte la difesa. L'Altamura ancora prova a girare palla, ma il Bitonto si difende abbastanza alto, fa pressing, quindi Enrico, poi allontana Fontela, poi perde palla Lott. Lotta a centrocampo, l'Altamura con Piccino, poi perde palla in qualche modo. Fabio Tonto si chiude bene. Avanti 2-0 il Bitonto. Tiro da fuori, respinge bene Enrico. Riesce al posto suo, entra Brenda Moreira, la brasiliana l'anno scorso oltre 20 gol in Serie A2 per il Bomber Carioca. Ecco Moreira, Moreira, avanza Moreira, Moreira inciampa sul pallone, quindi Papapicco, ancora Fontela, Fontela, prova Fontela, palla filtrante per Papapicco, l'intervento pulito in difesa, ma sempre Fontela, Moreira, ancora Moreira. La conclusione da fuori di Moreira, la palla si spegne sul fondo. Lott, Fontela, poi l'Altamura che riparte 2-0.
il parte da Altamura. Vitonto che controlla agevolmente il match. Si intravede anche la differenza di qualità enorme tra le compagini. Moreira, la componso, la conclusione, angolo per il Bitonto. Ci ha messo questa volta i guantoni Grimaldi nel dire di no al tentativo da fuori di Pamela Ponzo. Papà Picco, ancora Ponzo da questa parte per Lott. Avanza Lott, la conclusione di Nancy Lott, ancora i guantoni di Grimaldi. Lott sembra scatenata, l'olandese già in palla, già col piede caldissimo. Nancy Lott ancora, Papà Picco, anticipata, riparte l'Altamura. Guardate il pressing del Bitonto a tutto campo, la squadra di mister Pannarale, quindi Ponzo, Lott, anticipata, ancora Ponzo all'indietro per Brenda Moreira, ancora Moreira, Papà Picco, Brenda Moreira, da questa parte per Nancy Lott, poi perde palla, riparte l'Altamura. Ancora Lott, interviene troppo sicuro, poi allontana Papà Picco. Senza complimenti, c'è poco di amichevole in questa partita. Ora la palla è fuori. Dicevo, c'è poco di amichevole in questa partita. Le squadre si vanno a superare, come è giusto che sia. D'altronde, da questi livelli, parlare di amichevole è quasi un eufemismo. Intanto Lott di testa bene per Moreira. Difende bene l'Altamura, che riparte con Grimaldi. Lancio nel nulla, però fa una guardia tempesta, fin quasi inoperosa, il capitano del Bitonto. Tempesta intanto Valenzano, tornata alla corte nero verde dopo l'anno a Molfetta. Con l'Altamura esce bene, palla al piede alla squadra murgiana, poi interviene Ponzo, si lotta in difesa. Valenzano, palla troppo lunga per Papà Picco. Il punteggio è sempre fermo 2-0 con la doppietta di Lott a inizio partita. 18 al termine del recupero di questo primo tempo. Ci ha provato l'Altamura da fuori. Maria Giovanna Tempesta. Brenda Moreira, Papà Picco, Ponzo, prova Moreira da questa parte, palla, il triangolo non si chiude, gioca sempre di primo, di velocità la squadra di mister Pannarale, e questo indubbiamente mette in difficoltà la compagine altamurana. Tanto Valenzano, poi perde palla l'Altamura, Valenzano, Moreira, braccata. Andro per il Bitonto, che quando attacca dimostra sempre di poter far male. Papà Picco, Ponzo, Moreira, ancora Ponzo, fa girare palla il Bitonto. Valenzano, Papà Picco, poi perde palla. Bitonto che gioca sempre di prima, massimo due tocchi, chiede il mister Pannarale. Valenzano ci ha provato in scivolata. Bomber Valeria Valenzano, intanto l'Altamura, interviene bene Pamela Ponzo, decisa Ponzo, rimessa per l'Altamura, poi da questa parte ancora, poi interviene Valenzano ottimamente in fase difensiva. Moreira, ancora Moreira, la brasiliana, la carioca nero-verde, ancora Moreira. Gioca un po' troppo con la palla, guadagna una rimessa laterale dal fondo. Ancora poi Valenzano, quindi triangolo perfetto. È mancato il tap-in conclusivo. Ponzo, bellissima questa giocata sull'asse Valenzano-Ponzo. È mancato il tocco decisivo, il tap-in vincente di Pamela Ponzo. In rimessa per il Bitonto, Ponzo ancora, Moreira. Ma questo Bitonto piace per come gioca, per come interpreta la situazione, per come intende anche mostrare il gioco offensivo. Uno, massimo due tocchi. Si vede che c'è tanta qualità, voglia di fare bene,
e le giocate, ovviamente siamo in amichevole, quindi agli inizi, agli esordi di tutto, però segnali positivi già indubbiamente non mancano. Intanto riparte Moreira, avanza Moreira si allarga forse un po' troppo, Moreira rientra, poi Moreira, ancora Valenzano alza la testa, ancora Moreira da questa parte per Ponzo, ancora Ponzo, Papà Picco esce bene, Papà Picco poi dal piede, poi senza complimenti l'Altamura non ha fatto un amichevole, si lotta su ogni palla. Moreira fermata, Brenda Moreira. Quando ci hanno detto che era una partita amichevole, abbiamo capito, perché insomma le ragazze sono venute giù senza divisa, anche le ragazze dell'Altamura, insomma si sono allenate, hanno fatto i loro allenamenti tranquilli, ma tutto è fuorché una partita amichevole, cioè giocano su ogni pallone, il pallone gira in una maniera vorticosa e loro non lasciano nulla. Ottmani, tanto c'è Moreira sulla sfera, Ottmani da questa parte per Ponzo, Moreira braccata poi all'indietro per Tempesta, Ottmani, Moreira, ancora Ottmani, gira palla il Bitonto, quindi Valenzano perde palla, poi c'è Ottmani che controlla questa palla senza problemi, la recupera in qualche modo, poi fallo per l'Altamura, calcio piazzato, ritmi altissimi stasera qui al Paolo Borsellino, amici telespettatori in diretta qui con Radio Doppio Zero, il punteggio è sempre fermo 2-0 con le reti iniziali di Nancy Lott che hanno bucato a principio di partita il Grimaldi, l'estremo difensore dell'Altamura. Respinge il Bitonto, resta in fase offensiva l'Altamura di mister Campanelli, con l'Altamura da questa parte bene, poi perde palla, riparte Moreira si allunga troppo la palla, Brenda Moreira, l'azione sfuma, contropiede micidiale, era partita tutta Brenda Moreira, la carioca nero-verde ex Fasano, oltre 40 gol l'anno scorso per lei, in A2 proprio con mister Panara. Intanto Moreira, riparte Moreira Bitonto che in contropiede è micidiale, sta piacendo la squadra di mister Michele Panarale, gioco di prima in velocità, ritmi altissimi per la compagine nero-verde, oggi in casacca però bianca, quindi Brenda Moreira all'indietro per Ponzo, ancora Ponzo, Ottmani, Mazzaro non si intende con Ottmani, ancora Mazzaro, poi perde palla Ottmani, quindi riparte l'Altamura in qualche modo, poi ci ha provato Carone, ancora l'Altamura proprio verso Carone, lancio completamente sbagliato, fa buona guardia la fin qui quasi inoperosa Maria Giovanna Tempesta, Mazzaro, Brenda Moreira, quindi Maffi Lerrico, Ottmani, allora Enrico, 17enne già fisico ben strutturato, quella di Maffil Enrico, riparte l'Altamura con Grimaldi, Bitonto però sempre alto in campo, mai che retrocede la squadra di mister Michele Panarale, Moreira difende bene palla, poi messa a terra, calcio piazzato per il Bitonto, fallo di Arianna Piccino, Enrico, Moreira all'indietro per Tempesta, quindi per Enrico, controlla Enrico, poi prova a girarsi, rimessa per l'Altamura, Bitonto sempre avanti 2-0, Enrico poi non si intende con Mazzaro, riparte l'Altamura ma fa buona guardia Ottmani, Mazzaro,
tunnel, anche prestigio per il Bitonto. Poi Tempesta, palla troppo semplice per lei, riparte il Bitonto con Moreira, Maffil, Enrico, ora Maffil, Mazzaro, avanza Mazzaro, ora Mazzaro, difende palla, poi Otmani, Moreira, forse trattenuta senza fallo da Pati, riparte l'Altamura, voleva il fallo Brenda Moreira, quindi rimessa per il Bitonto. Moreira, prova Moreira, non si intende con Otmani, quindi rimessa per l'Altamura con Rebecca Pati, ancora Pati con peso Piccino, riparte l'Altamura, ma il Bitonto è sempre ben compatto, pressing da tutto campo per Nero Verdi, è difficile per l'Altamura impostare una manovra offensiva. Moreira, Mazzaro, per Otmani, intercettata bene da Piccino, poi Otmani, Mazzaro, all'indietro per Tempesta, Otmani, Moreira, no, perde palla malamente, sbaglia verso Piccino, c'è clamorosamente davanti a Tempesta, sbaglia. Importante occasione per l'Altamura, forse la prima degna di tal noto in questo primo tempo. Siamo al 22esimo, 8 per il recupero in questo effervescente primo tempo. Bitonto avanti di 2 con la doppietta a freddo di Nancy Lott, il tulipano biondo nero-verde. Intanto Otmani, tacco per Moreira, tunnel non riesce, gioco troppo di fino per Brenda Moreira. Tanto fa una guardia a Tempesta, Bitonto che a volte si piace un po' troppo. Nicola, sì, dovrebbe cominciare a stare un po' attento a non perdere palle vaganti così in maniera stupida, come è successo già un paio di volte quando hanno fatto passaggi in orizzontale e logicamente le ragazze dell'Altamura ne hanno approfittato. Logicamente il mister sta guardando tutte le sue ragazze, poi avrà la possibilità sicuramente di rivedere la partita in registrata, si renderà conto insomma di quali sono le migliorie da fare prima di tutto e dei piccoli cambiamenti a livello magari anche di posizionamento delle ragazze in campo. Assolutamente sì. Quindi Moreira, rientriamo in diretta con Moreira, murata da Piccino, Mazzaro, riparte il Bitonto, torna Mazzaro all'indietro per Tempesta, capitano Maria Giovanna Tempesta, Mazzaro, Maffil, forse fallo, anzi senza forse, messa a terra Maffil Enrico, calcio piazzato per il Bitonto, siamo sull'out di sinistra, sulla palla pronta a battere Brenda Moreira, calcio piazzato, Otmani, Mazzaro, ancora Moreira, triangolo, poi Mazzaro, conclusione improvvisa per Mazzaro, spesso queste triangolazioni importanti del Bitonto, Moreira, la conclusione deviata, calcio d'angolo. Dittatura nero-verde in questo primo tempo, Bitonto che sta veramente ben impressionando sia per ritmo di gioco sia per volontà di gioco, anche per le giocate. Bitonto che piace, a volte si piace un po' troppo, ma finché in amichevole va bene, poi in campionato tutto questo dovrà scomparire. Sì sì, assolutamente, questi piccoli vezzi poi insomma sono anche possibili da fare a quest'oggi, ma devono essere assolutamente corretti perché non si può poi giocare in questa maniera, perché poi sono gli errori che poi si pagano caro, ed è quello che poi noi abbiamo visto anche durante il corso della scorsa stagione, che ci sono stati quei piccoli errori stupidi che poi hanno permesso alle avversarie di andare in rete. Fontela, perde palla malamente Fontela, in tema di giocate di lusso, tanto Tempesta, 2-1 per il Bitonto, da una palla scioccamente persa
il Bitonto prende un gol onestamente molto molto evitabile. Ma ripeto, finché in amichevole va tutto bene. E questi erano i classici errori di cui parlavamo poco tempo fa. Leggerezza da non commettere assolutamente. Certamente sarà non contento di questo gol subito mister Michele Panarale. Maffi Enrico pronta a battere la sfera in 2-1. Si rapa il punteggio qui al Paolo Borsellino dopo la doppietta di Lott. 2-1 il gol dell'Altamura. Un gol, ripeto, che Bitonto ha regalato dopo due leggerezze, la prima quella di Fontela e l'altra Tempesta. Tanto Otmani perde palla, anzi no, si lotta a centrocampo con Pati, ancora Fontela, era Moreira, scusate. Otmani, bella questa palla, Fontela, ha provato la giocata di Fino, Fontela. Bella questa palla a scavalcare di Otmani. Bitonto che dimostra di avere enorme qualità, è in fase offensiva, è in fase difensiva. Otmani in qualche modo allontana l'Altamura, ma guardate il pressing del Bitonto. Ci ha provato Otmani, cioè non risparmia niente e nessuno. La muraglia Filomena Otmani. Da Eboli, un altro acquisto della campagna estiva del Bitonto. Intanto perde palla Altamura, che quando viene pressata dimostra di avere enormi difficoltà. Fontela, Moreira, l'anno scorso entrambe vincenti col Fasano di mister Michele Panarale. Ancora Enrico, Otmani, Moreira, Otmani, Fontela, lancio lungo bene per Otmani che tiene palla in qualche modo. Otmani all'indietro per Fontela, poi lancio troppo lungo per Moreira. 28 sul cronometro, 120 secondi al tè caldo di questo intensissimo primo tempo qui al Paolo Borsellino. Qui al Paolo Borsellino. Fontela, prova Fontela, Fontela. Poi Otmani, Fontela, anzi no, era Moreira, scusate. Rimessa per l'Altamura. Ancora Fontela, Fontela, Lott. Del ruolo a freddo per lei in questo primo tempo. Pronti via, già doppietta per l'olandese, per il tulipano biondo nero-verde. Rebecca Pati, poi interviene duramente ma deciso Moreira, che perde palla, ci fa perdere palla all'Altamura. Fontela, Lott. Ancora quindi Fontela, Moreira, ancora Fontela, fa già la palla il Bitonto, ancora Moreira, Otmani, Fontela, bella questo tentativo di triangolazione. Il Bitonto cerca spesso queste triangolazioni, a volte vanno bene, altre volte male, ma simbolo di una... di giocate provate in allenamento, quindi si lavora tanto con mister sulla qualità, con mister Michele Pannarale. Tanto Fontela, Otmani, Moreira, Fontela. Bitonto chiude in avanti questo primo tempo, ormai agli sgoccioli di questa prima parte. Nicola, sì, anche le ragazze dal punto di vista atletico sono state insomma ben formate da Rossana, e per cui vuol dire che Rossana lavoro... Pinto, ovviamente, esatto. Parliamo del prodotto. Logicamente il lavoro che sta facendo è ancora abbastanza all'inizio, ma si vede insomma la mano di Rossana, che aveva già detto in qualche intervista che abbiamo fatto che sarà abbastanza dura e pressante e cercherà di evitare qualsiasi tipo di perdita di tempo anche dal punto di vista atletico, insomma, per la formazione delle ragazze. Assolutamente sì, diciamo che
fin qui il lavoro e del mister e di Rossana Pinto si vede assolutamente e anche bene. Tanto controfallo, ci ha messo troppo tempo l'Altamura per battere questo calcio piazzato, oltre i 4 secondi. Rimessa per il Bitonto, Otmani, Moreira, anzi Fontela, perde palla, Lott, quindi Moreira, ancora Moreira, Moreira, poi perde palla, avanza Rebecca Pati, Rebecca Pati alla disperata, esce e salva, tempesta, era interessante questo tentativo in contropiede di Rebecca Pati e su questa giocata finisce il primo tempo, Bitonto 2, Altamura 1. E rientriamo qui al Paolo Borsellino per il secondo tempo di questo primo Memorial Michele Perrini in questa gara amichevole tra Polisportiva Bitonto e Altamura. Un primo tempo, un bel primo tempo, si è chiuso col 2-1 per la compagine di mister Michele Panarale, la doppietta iniziale di Nancy Lott al gol poi finale dell'Altamura che ha riaperto un po' i giochi. Un primo tempo diciamo di chiarissima marca nero-verde che ha dimostrato in lungo e largo avere un'enorme qualità soprattutto in fase offensiva. Per lunghi tratti è davvero piaciuta la squadra di mister Panarale, appunto per intensità di gioco, qualità delle giocate, quantità delle giocate, e la squadra completamente quasi stravolta dal mercato estivo indubbiamente sta piacendo tutte, nessuna esclusa, e già si vede la mano interessante del mister e di Rossana Pinto in fase di preparazione atletica. Ora Papapiccolo non si intende con Fontela, su tutto ovviamente Nancy Lott, la doppietta olandese, il tulipano biondo del Bitonto, ma sugli scudi anche una interessantissima Fontela, anche quindi, ma anche Moreira che in contropiede, in tre circostanze ha sfiorato il bersaglio rosso, ma anche Otmani in difesa ha dimostrato di essere un mastino a tutto campo, a tutto pressing e tutta roccia. Quindi c'è sulla carta enorme qualità per il Bitonto, c'è una squadra ben allestita per fare bene in Serie A2. Per la prima volta infatti quest'anno il calcio bitontino femminile sarà impegnata nella Serie A2 del futsal. Tanto rimessa per il Bitonto, con sulla sfera c'è Fontela, un dei primissimi volti di questa squadra allestita, c'è da dire, dal nuovo DS Francesco Solito, che ha lavorato in modo certosino ovviamente in connubio con il mister, la dirigenza tutta, sta allestendo, ha allestito una squadra veramente competitiva che sulla carta può far benissimo nella Serie A2, che inizierà per il Bitonto il 18 di ottobre. Impegno casalingo, l'esordio assoluto contro il Grottaglie, qui al Paolo Borsellino, e che noi ovviamente seguiremo in diretta domenica 18 ottobre. Ma entriamo in tema di diretta qui al Paolo Borsellino, in questa primo Memorial Michele Perrini. Papapicco, Fontela, ancora Fontela, avanza Fontela, Fontela, bella palla verso Otmani e c'è il 3-1 del Bitonto. Da apprezzare, veramente notevole la triangolazione tra Fontela e Otmani. La palla poi è rotolata in rete, quindi Bitonto 3, Altamura 1. La rete di Otmani, ma la giocata d'applausi, la triangolazione con Fontela. Un Bitonto che ha usato spesso nel primo tempo queste triangolazioni, le giocate di prima, d'altronde l'ordine di Panarale è proprio quello, giocare massimo due tocchi, la palla deve ruotare velocemente, e in allenamento è proprio questo il diktat imposto dal mister Barese. Tanto Lott, Papapicco da questa parte per Otmani, Otmani, quindi Papapicco troppo lungo per Fontela,
Ma altra bella giocata per il Bitonto, che sta indubbiamente piacendo in questa prima uscita amichevole contro l'Altamura, che poi in realtà non è tanto amichevole, visto che nessuno in campo si risparmia, come giustamente dovrebbe essere. Tanto si è provato l'Altamura, non è piaciuta al mister Neroverde questa azione offensiva dell'Altamura, subito ha rimbrottato le sue. Intanto avanza Fontela, la conclusione, forse con le mani, ma tant'è, ha tentato la giocata di Fino. Fontela si è difesa in qualche modo l'Altamura, ma la sensazione è che quando il Bitonto pressa, quando il Bitonto attacca, sono guai seri per l'Altamura, che l'anno prossimo disputerà il campionato di Serie C. La squadra altamurana allenata da Rosaria Campanelli. Otmani, Fontela, con la Fontela, bene per l'Ott, ma non si intendono le due, quindi palla comoda tra le braccia di Grimaldi. Ancora l'Altamura con che riparte da questa parte, pressing da tutto il campo di Otmani, che costringe Lemurgiani all'errore. Prova a picco Otmani, Fontela, Bitonto che si muove costantemente senza palla. È un piacere vedere le ragazze neroverdi. Prova a picco in mezzo a due, bene per Fontela, poi Lott, avanza Lott, Nancy Lott, bella questa azione, poi eccesso di leziosismo, quindi Lott, la palla in qualche modo finisce tra le braccia di Grimaldi. Interessante, prolungata e soprattutto bella azione offensiva del Bitonto, che in contropiede è ancora più devastante di quando imposta la manovra. Lott, Nancy Lott, quindi Fontela, Otmani, il mastino campano, Otmani, Filomena Otmani di Eboli, ma tanta esperienza, tanta quantità per la roccia difensiva del Bitonto. Altro gran colpo del DS Francesco Solito, ci ha lavorato, lo ripetiamo, in modo certosino, in modo oculato con la squadra, con la dirigenza, per mettere su una squadra assolutamente sulla carta competitiva per la stagione durissima che aspetterà le Lioncelle fin dal domenica 18 ottobre, quando l'esordo in assoluto in A2 contro il Rottaglie qui al Paolo Borsellino. Rottaglie, tra l'altro, è la squadra proprio del DS Ciccio Solito, quindi impegno doppiamente importante per il Tarantino Solito, il nostro direttore sportivo. Ancora il Bitonto con Otmani, ora c'è Fontela, quindi prova a picco, la palla è costantemente sempre tra i piedi delle bitontine e l'Altamura fa spesso gira a vuoto e fa veramente fatica a prendere palla, a impostare grattacapi dalle parti di Tempesta. Deve attendere e o sfruttare qualche errore in disimpegno, come il gol è stato proprio con questo tipo di giocata. Deve attendere qualche errore intanto Pati, e stavo dicendo, l'errore dietro l'angolo, quindi gol dell'Altamura con l'ex molfettese Rebecca Pati. Gara si riapre, Altamura due tiri in porta, due gol, assolutamente cinica la squadra altamurana. Un altro gol regalato dal Bitonto, troppa leggerezza in questa fase difensiva. Intanto adesso ci ha preso gusto Rebecca Pati. Vedi Michele, il problema di fondo è proprio questo qui, quando capitano queste giocate fra virgolette di fino, si rischia di perdere la palla, e questi sono stati i due gol che sono stati fatti dall'Altamura.
A me preme, a me scoccia ripetere la stessa cosa, ma questo è un problema che abbiamo visto anche lo scorso anno e non vorrei si ripetesse in questa annata, in questa stagione, perché non è che bisogna scherzare più di tanto. Il mister deve lavorare molto su questa cosa qui, perché sembra come se perdono un attimo la concentrazione mentre stanno giocando bene, e in quel momento in cui perdono la concentrazione automaticamente perdono la palla. Così è stato il primo gol dell'Altamura, così è stato il secondo gol. Assolutamente sì, quindi leggerezze che, ripetiamo, possono anche capitare in amichevoli, ma non devono assolutamente capitare in campionato. Comunque il per quanto riguarda poi tutto il resto delle giocate, diciamo onestamente le ragazze stanno giocando molto molto bene. Certo, ci sono delle piccole sbavature, però diciamo che il buon 90% delle giocate vanno a buon fine. Normali sbavature se si pensa che siamo in fase di preparazione. Intanto Papa Piccolo si allunga troppo la palla, tanto ennesima bellissima triangolazione, questa volta tra Fontele e Papà Pippo. Intanto avanza Ottmani, palla al piede, una roccia difensivamente parlando Ottmani. Tanto ancora l'Altamura, Pitonto che difende sempre alto, non abbassa mai il baricentro la squadra di mister Michele Panarale. Già si vede l'enorme lavoro in allenamento del mister Barese. L'anno scorso imbattuto col Fasano, 12 vittorie in 12 partite per il mister Barese, campionato vinto quello di A2 per mister Panarale. Intanto ancora il Bitonto, l'Altamura, scusate, con da questa parte, quindi Pati, con la Rebecca Pati. Ottmani, guardate Ottmani, che giocata Ottmani, tanta quantità per Ottmani, Nicola, sia a livello difensivo che anche a livello offensivo. Sì, assolutamente sì, una ragazza che copre quasi tutte le zone del campo. Assolutamente, sono andato a recuperare la palla. Copre quasi tutte le zone del campo, molto attiva, molto sveglia e soprattutto segue moltissimo il giro palla. Ed è questa una cosa molto importante, una ragazza che sicuramente può dare una mano molto molto pesante in campo. Un rinforzo importante, quindi un colpo di mercato importante, quello di Filomena Ottmani. Alla squadra in dubbio, intanto c'è Jacoboni in porta. Sì, c'è stato il cambio, è uscita Tempesta, è entrata Jacoboni. Ex Molfetta per Jacobone. Ancora l'Altamura, conclusione fuori. Dicevo, il Bitonto mostra enorme qualità, oltre ad avere tanta quantità, ma anche qualità in tante sue pedine, in tante sue componenti. Cerca spesso queste giocate all'apparenza complicate, ma che sembrano semplici, anche se a volte è troppo di fino, ma comunque sembrano semplici per la leggerezza con cui vengono effettuate. Quindi c'è tanta fiducia, tanta voglia di far bene, tanta anche sicurezza e anche anche certezza di quello che si fa. D'altronde la qualità è quella che è nel Bitonto targato Michele Panarale, che quindi si presenta bene in assi di partenza. Una squadra che non vuole puntare soltanto alla semplice salvezza, ma che vuole fare certamente qualcosa di più. Una sorta di mina vagante, la compagine nero-verde, per la prima volta, ricordiamo, nella storia in A2. Intanto Moreira, Fontela, angola troppo. Ancora altra giocata di alta scuola per Fontela. Resia Fontela, peruviana, una delle tre giocatrici straniere del Bitonto. Le altre sono Brenda Moreira, brasiliana, e Nancy Lott, olandese. Intanto esce bene Jacobone. Ottima la giocata difensiva di Brenda Moreira, però in questo caso ottima la giocata in attacco di Altamura, Nicola. Sì, è un Altamura che comunque sta giocando la sua partita stasera, sta cercando di sfruttare tutte le palle inattive, anche le palle che riesce a recuperare logicamente,
È una bella squadra anche l'Altamura quest'anno, non ci sono problemi. Le ragazze del nostro mister invece stanno continuando tranquillamente a macinare il gioco. Diciamo che possiamo essere contenti per questa amichevole. Assolutamente sì. Non ci stiamo affatto annoiando qui al Polo Borsellino. No, dopo poi magari chiederemo al mister come ha vissuto questa prima partita amichevole, perché sì, ce ne sono state altre occasioni che non abbiamo mandato in diretta streaming, però credo che questa di stasera abbia un po' più di sostanza. Assolutamente sì. Visto anche tutto ciò che prima c'è stato con la targa per Michele Perrini, quindi questo primo memorial Michele Perrini, fratello di Domenico, direttore generale della Polisportiva. Tanto non si intendono Moreira con Fontela, rimessa regalata all'Altamura. Pati, ancora Pati con l'Altamura, poi allontana Otmani, quindi ancora Moreira, prende palla contro tre, poi la perde. Umanamente ci stava anche, quindi, ma guardate come lotta Otmani, sembra un satanasso, un diavolo posseduto. Otmani non lascia, non perde una palla, combatte su tutti i palloni, tanta grinta oltre che tanta quantità per Filomena Otmani. È indubbiamente un acquisto che potrà essere molto molto utile alla causa di Michele Panarale. Ancora quindi Mazzaro, tiro telefonato, riparte l'Altamura, ma ancora Mazzaro, la palla è quasi costantemente tra le gambe del Bitonto. Tanto terra Mazzaro, si rialza subito Moreira, Fontela, il 10 nero verde, Fontela non si intende né con Maffil, né con Maffil Ricco, né con Brenda Moreira. Con l'Altamura avanza palla al piede, la conclusione para Jacopone, ben piazzata. Enrico Mazzaro, ancora Enrico, non si intende con Moreira. Intanto ancora Jacopone, Moreira fa un po' confusa adesso, troppi errori, anche un po' di stanchezza che emerge inevitabilmente. Quindi considera che siamo oltre la metà del secondo tempo, le ragazze comunque sono stanche, anche perché dall'inizio della partita non si sono fermate assolutamente per niente, il ritmo molto 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 alto di gara, ed era poi inevitabile arrivare poi alla stanchezza fisica, insomma. Ci ha provato Valenzano, che forse con un fallo ha tolto la palla all'avversaria. Tanto lancio lungo nel nulla, preda facile di Jacopone. Ancora il Bitonto con di testa bene Piccinno, anticipa bene Fontela, poi il Bitonto con Moreira da questa parte per Enrico, Fontela, Moreira, non inquadri il bersaglio grosso, numero 9 del Bitonto, Brenda Moreira. L'anno scorso oltre 40 gol, 42 gol col Fasano, un cecchino infallibile, la Carioca. Tanto ancora l'Altamura con Carone, ancora Carone, poi in qualche modo Jacopone salva, la conclusione salva sulla linea Valeria Valenzano, in qualche modo il Bitonto salva il vantaggio. Azione confusa, prolungata, si è capito ben poco, ma tante Valenzano ha fatto la parte all'estremo difensore in tutti i sensi. Nicola. No, ho visto Valeria Valenzano che in pratica si è sostituita al nostro portiere e ha esultato come se avesse segnato un gol. Questo vuol dire che comunque la squadra è viva, che comunque segue il gioco e che comunque ci tengono alla vittoria in questa partita, perché vogliono dimostrare non soltanto a loro stesse, attenzione, non soltanto a loro stesse ma al mister, che comunque stanno cominciando a fagocitare tutti gli schemi di gioco. Assolutamente sì. Tanto Moreira, e ci scappa quasi l'autorete per l'Altamura, angolo per il Bitonto con dall'out
c'è Morera, quindi Fontela. Ancora Fontela, quindi Enrico. Ancora Fontela. Resia Fontela, quindi Valenzano. Palla completamente in zona morta, perché nel frattempo si era centrata Maffi Enrico. Ancora, quindi riparte l'Altamura. Siamo al minuto 16 di questo secondo tempo. Punteggio Bitonto 3, Altamura 2 in questa gara amichevole. Primo Memorial Michele Perrini. Guarda, Paolo Borsellino tra il nuovo Bitonto del patron Silvano Intini e di Michele Panarale. E l'Altamura, squadra ormai da anni nel calcio femminile, calcio a 5 pugliesi. Intanto ci ha provato Fontela, in qualche modo il portiere prima e la traversa poi hanno negato la gioia del gol a Fontela, che ci sta provando in tutti i modi insieme a Brenda Moreira a segnare il gol. Quindi da questa parte Moreira si è coordinata benissimo, palla di un non nulla fuori, bellissimo gesto atletico di Brenda Moreira, d'altronde è nel suo palmarès, quindi sicuramente non sorprende questa giocata. Intanto si lotta su ogni palla, ancora Moreira, tutte lottano su tutti i palloni, non è affatto un amichevole e questo è uno spirito che sicuramente fa ben sperare per il campionato. D'altronde è l'elemento fondamentale per fare bene, l'unità, il sacrificio, soprattutto nel calcio a 5, soprattutto in campionati duri come la E2 di quest'anno. Intanto ancora Fontela, quindi Valenzano. Valenzano non riesce a girarsi, Valenzano riparte, poi Piccino, poi Enrico, messa a terra a centrocampo, calcio piazzato, fallo anche abbastanza inutile a centrocampo, e l'Altamura, ma tant'è. Quindi rimessa per il Bitonto, anzi calcio piazzato per il Bitonto, quindi c'è Valenzano, ancora quindi Fontela, Valenzano, 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 tiro troppo debole dalle braccia di Grimaldi, quindi Piccino, ora Piccino, riparte l'Altamura, Piccino, Carone, poi perde palla Moreira, la conclusione, palla respinta dall'Altamura. Minuto 18 in questo secondo tempo, punteggio è fermo sul 3-2, doppietta di Lott e Otmani per il Bitonto, quindi una rete, poi la sigla di Rebecca Pati per l'Altamura. 10 al termine, poi recupero, vediamo se ci sarà in questa gara amichevole tra Bitonto e Altamura, gara indubbiamente di alti livelli e forse anche di altri livelli, visto la qualità del gioco di entrambe le compagini. Un Bitonto che certamente sta legittimando, sta dominando e sta meritando il vantaggio. Tante le giocate di Fino, forse a volte, intanto un'ennesima giocata di Fino che per poco non portava il quarto gol. Intanto intervento salvifico di Maffi Enrico. Dicevo, tante le giocate di Fino per il Bitonto. D'altronde tra Fontela, Lott, Enrico, Otmani, la qualità abbonda tra le file nero-verdi. Indubbiamente, lo ricordiamo ancora una volta, è stato notevole il lavoro del direttore sportivo Francesco Solito. Tanto Enrico, ancora poi Fontela, sempre Fontela che cerca spesso l'uno contro uno. Fontela un po' la geometra, un po' il metronomo della squadra, infatti le palle tutte da lei passano per quando si tratta di tanto. Enrico va via di forza, Enrico 17enne, ma un fisico. Intanto gol bellissimo del Bitonto, la giocata di forza di Enrico e il gol di qualità di Brenda Moreira. E diciamola tutta, in questo gol forse si è visto un po'
quello che è il bitonto di quest'anno, quantità e qualità, questa volta servite da in questa bella giocata sull'asse Enrico Moreira. Bellissime entrambe le giocate, sia la giocata di potenza, di forza sulla fascia di Maffini Enrico, e il gol di giustezza, di precisione, di piatto preciso di Moreira. Intanto Altamura accorcia le distanze, 4-3, tiro da fuori che sembrava innocuo, invece però al 21esimo il punteggio cambia ancora, Bitonto 4, Altamura 3. E dicevo che non ci si annoia mai qui al Polo Borsellino, una sfida tutt'altro che amichevole. Intanto l'Altamura vicinissima al 4-4, l'Altamura che non demorde mai, nonostante abbia sofferto per lunghi tratti, stia soffrendo per lunghi tratti, ma la squadra altamurana non muore mai, è sempre lì attaccata alle caviglie del neroverdi. E questo ovviamente, intanto errore di Jacopone, errore grave in disimpegno di Silvia Jacopone. Riparte intanto Fontela, ovviamente avrà un po' da rivedere la fase difensiva panale. Intanto Fontela, altra giocata di fine, dicevo, ovviamente avrà un po' da rivedere la fase difensiva Michele Panalale, soprattutto errori individuali e un po' di voragini centrodifensive per il Bitonto. Ovviamente siamo a inizio preparazione, quindi è tutto consentito. Intanto Enrico, notevole la stazza fisica di Maffile Enrico. Intanto la conclusione, il calcio d'angolo per l'Altamura. Un punteggio forse un po' bugiardo, se il Bitonto ha creato innumerevoli occasioni. Ma noi siamo al 23esimo nel secondo tempo e tutto clamorosamente in bilico, con Bitonto 4, Altamura 3. Dicevo, torniamo a ribadire, c'è ben poco di amichevole in questa partita. Ha provato intanto a ripartire Moreira, intervento difensivo salvifico per l'Altamura. Intanto Enrico Moreira, è proprio sull'asse Enrico Moreira che è nato il 4-2 del Bitonto, poi subito accorciato d'Altamura. Intanto Fontela, quasi un po' il cervello del Bitonto, il metronomo, il geometra della squadra neroverde. Ovviamente si fida tantissimo di lei mister Pannarale, l'anno scorso l'ha avuta con successo a Fasano e quest'anno l'ha fortemente rivoluta con sé qui a Bitonto. Intanto ha provato l'Altamura, tanto Moreira di tacco, però non c'è nessuno, lotta come una leonessa Muffil. Michele, sai che cosa ho visto negli ultimi minuti, ma anche durante il corso della partita? Le ragazze si devono far vedere un po' di più, perché ho visto anche mister Pannarale prima che chiedeva alle ragazze di arretrare, di farsi vedere in maniera più vistosa, perché ci sono state delle azioni, vedi, ci sono state delle azioni in cui le ragazze avevano la palla, ma non avevano nessuna da poter coprire il campo, per cui rimanevano gli spazi vuoti e le ragazze non sapevano a chi passare la palla. Si devono far vedere un po' di più. Aspetto interessante quello che ha evidenziato Nicola Pocanzi. Intanto ha tentato il gol del mercoledì Brenda Moreira, il gol di tacco, giocata per i fotografi. Tanto Enrico, anche lei tanta quantità, è soltanto 17 anni, quindi una carriera che si prospetta importante, quella di Maffile Enrico. Diciamo tranquillamente che il lavoro di Francesco, direttore sportivo, e del presidente è stato fatto come si deve. Diciamo che quest'anno abbiamo una bella squadra, possiamo dirlo senza alcun timore. Poi adesso dopo darò fastidio al mister facendogli due o tre domandine belle mirate per farlo venire un po' fuori, per cercare di capire che cosa ha visto da poter migliorare nel corso della stagione. Assolutamente sì. Tanto Fontela,
Bitondo che sarà impegnato in una seconda amichevole con il Bisceglie di Serie A a fine mese, il giorno 30 di settembre. Tanto ancora una leggerezza difensiva, miracolo di Jacobone, una leggerezza difensiva, una palla sanguinosa persa dal Bitonto. Intanto ci prova un Bitonto che a volte ha questi blackout clamorosi difensivi, troppi buchi centrali che in campionato potrebbero essere letali e dare tremendamente fastidio. Altamura, siamo al 26esimo in questo secondo tempo, corre e scorre il cronometro, 4 più recupero. Quindi Papapicco, Moreira, anzi Fontela, Enrico, Papapicco, si porta la palla fuori. Papapicco rimessa per l'Altamura, ormai manca poco, 5 minuti al termine di questo match, quindi 4-3, tanti gol, tante giocate, tante belle giocate, tante triangolazioni. Insomma, la noia non è mai stata di casa qui al Paolo Borsellino in questa gara sulla carta amichevole, ma è soprattutto il primo memorial in ricordo di Michele Perrini, il nostro concittadino strappato alla vita a soli 23 anni, 2 mesi fa, per un incidente terribile sul lavoro. Intanto Enrico, Fontela, Papapicco, perde palla al Bitonto, intanto lotta e prende palla, comanda l'area di rigore Ottman, intanto Fontela, ancora Enrico, cala il pocherissimo il Bitonto, 5-3, e tra i marcatori entra anche Maffil Enrico, altra faccia nuova e di qualità, aggiungiamo anche, senza infingimenti, per il Bitonto 2020-2021, targato Michele Pannarale. Intanto su questa azione finisce la partita, il Bitonto che vince l'amichevole, porta a casa il memoriale Michele Perrini, con il punteggio Bitonto 5, Altamura 3. A risentirci ai prossimi appuntamenti con Radio Zero e con la Polisportiva Bitonto.